di questo nuovo video vlog, facciamo un vlog, va. Lo sapete che mercoledì rispondo a tutte le vostre domandine che mi fate durante la settimana, però vi rispondo più tardi, perché prima, ragazze, andiamo a prepararci un plum cake per colazione barra merende, dove ho preso la ricetta da Giuseppe Healthy. Lo sapete che io lo seguo tantissimo, è un ragazzo veramente bravo e talentuoso, e io sostengo sempre le persone talentuose, mi piacciono. È giovane, ma fa delle ricette, ragazze, spettacolari, proprio come piacciono a noi, cioè dietetiche, con pochi grassi. I grassi che mette sono quelli salutari, quelli buoni, tipo il burro d'arachidi. Ragazze, è veramente eccezionale. Fa dei dolci strepitosi. Siccome ha lanciato questo plum cake proprio ieri, lo voglio provare subito insieme a voi. Quindi andatela a seguire, non è una collaborazione, però secondo me se una persona vale e ha veramente un talento, va premiata. Comunque, se non volete seguire, seguite a me che ci penso io a riproporvi le sue ricette. Allora, amiche mie, è un plum cake ovviamente cioccolatoso come piace a me. Io già mi sono preparata tutti gli ingredienti. È utile soprattutto quando avete banane da usare troppo mature, tipo io in questo caso. E poi adesso vi faccio vedere. Allora, vi volevo far vedere i miei capelli. Tanto lo sapete che io ogni giorno parlo dei capelli perché sembro una matta. Ieri sera ho lavato i capelli e ho fatto due trecce e ci sono andata a dormire. Stamattina mi sono svegliata con queste trecce, le ho sciolte e c'ha una movimentazione qua sotto, vedete? Perché il mio problema è che questa parte qua, che mi se va a sbatte sulle spalle, se ne va un po' a fare loro. Quindi che ho fatto? Ho fatto queste trecce, le ho sciolte e bene o male adesso rimangono un po' compattate. Ma ragazze, io sto a una tragedia, abituata a quei capelli lunghi che tu li pettini e stanno a posto, io con questi capelli corti non la faccio più. Però questo è un altro discorso, però ne parlo perché so che tante di voi state nella mia situazione, che la mattina vi svegliate e non sapete come pettinarvi questi cavolo dei capelli. Ecco, vabbè, sono. Torniamo al nostro plum cake. Intanto vi volevo dire che ho appena fatto ginnastica, perché io sto continuando la mia alimentazione sana. Piano piano, lemma lemma, mi manca mezzo chilo, ma sto mezzo chilo durerà un'eternità, già lo so, perché quando ti manca poco tu cominci, vabbè, va, una cosa in più me la mangio, tanto mi manca solo mezzo chilo, invece no, dobbiamo resistere. Comunque la ginnastica la faccio tutti i giorni. E volevo andare a camminare, ma c'è un vento tremendo, veramente brutto, e non mi vado ad andare a camminare col vento. E niente, adesso giro la telecamera e vi faccio vedere tutti gli ingredienti. Comunque volevo dirvi pure un'altra cosa. Sono contenta che il video che è uscito lunedì vi sia piaciuto tantissimo, sono veramente felice, perché io l'ho fatto io, ma mi è piaciuto tanto anche a me, perché alla fine con due giornate riesco a farvi vedere tante cosine. Pure se la nostra vita è semplice, non facciamo niente di eccezionale, però insomma mi piace farvi vedere come ci stiamo parti di casa, che siamo andati a fare la visita, cioè parte di vita quotidiana, ragazze, è quella reale, quella di tutti quanti, perché tanto quelle che stanno sempre in viaggio, fanno una vita sfarzosa, lussuosa, ma quanti ce ne stanno? Cioè, non lo so. Io non li invidio, sono felice per loro, sono contenta per loro che hanno tanti soldi. Ogni tanto mi piacerebbe avere quel soldino in più, magari per farmi un weekend con mio marito, una vacanzina anche invernale, però non ci lamentiamo, perché il Signore è stato più che generoso con noi, più che generoso. Quindi siamo felici di quello che abbiamo, però insomma le vite di queste persone ricche, le persone che stanno bene, non so, vite delle persone reali, quelle che la mattina si svegliano quando a lavorare e portare la pagnotta a casa, raga, dimosela tutta. Vabbè, detto questo, adesso giro, che poi io passo da un palo a una frasca, ma perché è uscito sto discorso? Ah, per il video, sono contenta che vi è piaciuto, sì, sono contenta, dei bellissimi commenti che mi avete mandato.
vi è piaciuta la merenda dai miei genitori, noi d'estate la facciamo spessissimo, quasi tutti i giorni, perché così facciamo compagnia a loro, loro stanno con noi, i bambini si godono i nonni, loro hanno tanta terra, hanno gli animali, quindi i bambini si divertono, corrono, giocano, i cani peggio dei bambini si divertono, insomma accomuniamo varie cose in un'unica e passiamo un pomeriggio così un po' insieme. D'estate succede quasi tutti i giorni, quasi, vabbè, giro la telecamera. Allora, ci ho tutto preparato in pole position, amiche mie. Ci abbiamo 3 banane mature, 3 uova, 100 g di zucchero di canna, lui da 150 g di eritrolo, che sarebbe un dolcificante, io non ce l'ho, c'ho lo zucchero, però 150 per me sono troppe, viene troppo dolce e non mi piace, quindi ho messo 100 g di zucchero questo di canna, perché sapete che mi piace quello integrale di canna, 100 g di burro d'arachidi, questo qui 100%, è solo burro d'arachidi, crema spalmabile della Conad, buonissimo ragazzi, perché è veramente morbido, non è come tanti burri d'arachidi che sono duri, tosti, si induriscono, questo è spettacolare. Allora, mo spacco tutto, anzi mo se ci riesco ve lo faccio vedere, guardate, cioè guardate che cremosità, mamma mia, questa è una goduria raga, troppo buona il burro d'arachidi, vabbè, e costa solo 2,90, costa poco per essere un burro d'arachidi e so 350 grammi, io ve lo consiglio se lo usate, Poi 35 grammi di cacao amaro, una bustina di lievito, questo mio è senza glutine, vanigliato, poi da 170 grammi di farina, io ho messo ovviamente un mix, 120 grammi di riso e 50 grammi di fecola di patate, sapete che per fare le cose senza glutine a me piace sempre mischiare più farine. Poi lui dice che è facoltativo le gocce di cioccolata sopra, però ragazze io non ci metto le gocce, c'ho sto uovo di Pasqua fondente 70% con la granella di pistacchio, che la granella di pistacchio si sente proprio, comprata all'Eurospin, e ci spezzetto sopra questo. L'occorrente qual è? Una ciotola, una forchetta e non stampo da plum cake, che io ci ho messo così alla meno peggio la carta da forno, così in questo modo non sporco niente. Questi sono gli ingredienti, io me li ero scritti qua sopra, mo le ricontrolliamo, non ci fate caso alla scrittura, che io quando scrivo per me scrivo a zampe di gallina. 3 banane, 3 uova, zucchero, burro, farina, cacao, bustina, messo tutto, ok? Adesso ragazzi il procedimento è facile, io mo vi faccio vedere passo passo. Intanto prima cosa andiamo a sbucciare le 3 banane e le schiacciamo. Eccole qui, sbucciate e schiacciate con una forchetta, perché quando sono belle mature si sfragnano subito, vedete? Ecco qua, fatto questo procedimento andiamo a rompere dentro le 3 uova. Eccole qui, 3 uova, e le cominciamo ad amalgamare il tutto insieme. Ovviamente io con una mano non ci riesco, vedete? Amalgamiamo il tutto. Adesso ci andiamo a mettere 100 g di burro d'arachidi. Mamma mia raga, voi non potete capire la profumazione di sto burro d'arachidi. 100 grammi, oddio. Ma perché le cose buone vanno male? Vabbè, io vado, metto 100 grammi e ricominciamo e riprendo, se no ci affittiamo. Messo burro d'arachidi, adesso continuiamo a incorporare tutto quanto, sempre con una forchetta, Non vi fate scrupoli, mamma mia che profumazione, che profumazione, vabbè, ovviamente di questa ragazze non è che vi potete mangiare una fettona, lui ha calcolato di dividere questo plum cake in 12 fette, quindi considerate una fettina 150 calorie, quindi con una fettinella ci fate una colazione e poi ci potete fare una merenda, vabbè. Aggiungiamo lo zucchero, eccolo qui, e continuiamo a girare bene bene. Fatto questo procedimento, ragazze, dobbiamo versare tutte le farine, gli ingredienti secchi. Io lo zucchero lo verso sempre prima,
adesso è arrivato il momento delle farine. Le ho unite tutte, quindi riso, fecola, cacao e lievito. Ho unito tutto e me lo vado a scatafasciare così, ragazzi, alla meno buona, alla meno peggio, alla meno bene, come si dice? Vabbè, chi se ne frega. Così, lo sapete che io faccio tutti i dolci veloci. E lo vado ad amalgamare fino a formare un impasto omogeneo e liscio. Ah, che buono. Già mi piace. Come avete visto, non c'è l'olio perché c'è il burro d'arachidi come fonte di grassi, eh? Mamma mia, che spettacolo. Vabbè, ci vediamo a pastella fatta. Adesso, amiche mie, pastella fatta, guardate che bella, c'è una profumazione. Ma poi mi è presa di profumazione oggi, non lo so manco perché. Vabbè, la vado a sversare nello stampino. Ovviamente adesso io mi aiuto con cucchiaio perché non si spreca niente. Aspettate, eh. Eccolo qui, tutto bello pronto. Amici miei, per concludere in bellezza non potevano mancare pezzi di cioccolata fondente. Io mi sono fatta un pezzo di uovo di Pasqua a pezzetti e adesso lo vado a mettere, ma non a caso, raga. Cioè, lo vado a mettere con un criterio, perché io quando becco la fetta devo prendere pezzi di cioccolata. Guardate che gagliardo, come si dice a Roma. Oddio, è una vita che non dicevo gagliardo. Da quando sto nelle Marche parlo, non so manco io che parlo, mezzo romano, mezzo marchigiana, bah. Vabbè, però gagliardo era tanto che non dicevo, eh. Guardate che caruccio. Oh, bello, vi sto a far venire fame, eh? Lo so, perché mi sta a venire fame pure a me. Per merenda stamattina ho mangiato una banana, tanto per rimanere in tema. Ecco qua, ragazze. Il plum cake è pronto da infornare. 180 gradi, ventilato per 45 minuti. Mi raccomando, fate la prova a stecchino. Ci rivediamo a plum cake sfornato. Siamo arrivati al momento serio di questo video, serio, insomma, un momento un po' più profondo, ok? Tutto questo mentre il plum cake sta cuocendo. Allora, anche questa settimana mi sono arrivate un sacco di domandine. Sono felice quando mi fate domande, vuol dire che vi incuriosisco e avete voglia di scoprirmi sempre di più. Allora, intanto c'ho qui il mio bellissimo, la mia bellissima agendina dove vi segno tutte quante, e la prima cosa doverosa è salutare la mia amica Barbara La Terra. Lei lo sa, ci siamo scritte, quindi Barbara, ti mando un bacio grandissimo, grande, un abbraccio fortissimo e forza, perché sei una mamma veramente fortissima, forte, e vedrai che ce la farai a superare tutto. Vai tranquilla perché Dio è con te, mi raccomando Barbara, quindi un abbraccio fortissimo. Questo era il primo saluto che dovevo fare. Allora, qui ci abbiamo un po' di domandine. La prima me la fa Sissi e mi dice: come gestisco le entrate essendo una famiglia monoreddito? Perché diceva anche lei, anche la sua è una famiglia monoreddito, dice: magari mi puoi dare qualche consiglio, dai qualche dritta in più che mi può essere utile. Allora, amiche mie, cominciamo questo di lungo discorso. No, scherzo. Allora, noi siamo una famiglia monoreddito perché ovviamente guadagna solo mio marito. Sapete benissimo quanto è dura campana famiglia solo con uno stipendio. Però, ragazze, io devo dirvi anche delle cose, nel senso che quando hai, a parte che tutte le famiglie con dei figli percepiscono un assegno unico che comunque aiuta la famiglia dallo Stato. Per di più, se hai una famiglia numerosa, che loro intendono per numerosa dal quarto figlio in poi, quindi la mia rientra nella famiglia numerosa, ci sono gli assegni familiari, che è una cosa in più che lo Stato
ti dà per incentivare anche a fare dei figli. Quindi partiamo dal presupposto che sì, abbiamo uno stipendio solo, ma d'altro canto abbiamo delle agevolazioni date dallo Stato che ci aiutano comunque a incrementare questo stipendio. Questo è doveroso dirvelo, anche per chi non lo sa, cioè sappiate che se fate dei figli poi avrete anche dei benefici a livello statale su degli sconti, ma non mi ricordo su che cosa, perché tutta la parte burocratica ci pensa mio marito. Comunque ci sono degli aiuti da parte dello Stato, ovviamente lo fanno anche per incentivare a fare più figli, perché il problema di oggi, amiche mie, è che se fanno pochi figli. Io sono d'accordo con voi, non è facile mantenere dei bambini, a volte i lavori precari, non avere una casa, eccetera, ti porta a non prendere in considerazione di far figli. Ve capisco benissimo. Io e mio marito siamo stati un po' incoscienti invece, perché abbiamo deciso di buttarci in questa avventura di fare la famiglia numerosa. Però devo dire che poi ho scoperto anche, io sentivo sempre dire in Italia non si fanno i figli, non c'è nessuno che ti aiuta, non t'è lo Stato, non ti aiuta. Devo dire che questa cosa non è proprio del tutto vera. Sì, diciamo che ad esempio le aziende dove lavori dovrebbero darti molti più aiuti quando fai figli, quando fai un figlio, però devo dire che la situazione per esempio è migliorata. Faccio un esempio stupido: prima mio marito, quando io partorivo, gli toccavano tre giorni di ferie, gli dava la sua azienda per stare con me insieme al bambino. Adesso questi tre giorni sono diventati 10. Cioè, mano a mano la situazione cambia, dovrebbero fare dei nidi all'interno delle grandi aziende, degli uffici per aiutare le mamme, insomma dovrebbero fare tante cose. Però bisogna dire d'altro canto che comunque gli aiuti ci sono. Forse non si conoscono, non tutti li conoscono perché non ci stanno dentro, ma ragazze, gli aiuti ci sono. Già il fatto dal Covid in poi, questo bonus nido a me ha aiutato tantissimo, perché mi ha permesso di mandare i miei figli piccoli al nido senza pagare niente. Per esempio, i miei primi due figli li ho cresciuti io fino a 3 anni. Non l'ho mandati a nido perché mi costava un sacco di soldi e non potevo permettermelo. Gli altri due figli l'ho mandati a nido grazie al bonus nido. Tu dirai, stai a casa perché mandi i due figli a nido? Sì ragazze, perché una madre ci deve avere almeno quelle 3-4 ore di tempo per poter fare le cose. Cioè la mattina una deve pulire, deve sistemare a casa, i panni, deve stirare, deve fare le commissioni, la spesa con bambini piccoli a casa, ragazze, non è facile per niente. Quindi mi raccomando, non dite che una sta a casa, l'altro tuo figlio dopo devi crescere. Sì, tra dire e fare c'è di mezzo un oceano. Quindi arriviamo a tutto questo discorso per dirvi che le entrate che noi abbiamo, a parte lo stipendio di mio marito, ci sono questi assegni dati dallo Stato che ti aiutano, e ti aiutano tanto. Per esempio, durante il Covid ci abbiamo avuto tante agevolazioni anche sulle bollette del gas, essendo famiglia numerosa. Ci sono tanti piccoli aspetti che comunque vengono a tuo favore. Levata questa parte, perché poi tanto certe bollette del gas stanno, ragazza, io non lo so da voi, ma qui è uno stipendio che partiva con la bolletta del gas micidiale. Vabbè, lasciamo perdere, quello è un altro capitolo. In modo che riusciamo a gestire questi soldi è facile. Allora, intanto mio marito si occupa di c'ha lo stipendio, ok? Lui ha lo stipendio, e con quello cominciamo a dividere i soldi del mutuo, della bolletta del gas, della bolletta della luce e dell'acqua, ok? Da quello che togliamo poi rimane un tot. Da quel tot lui mi dice: amore, abbiamo questo tot da poter spendere durante il mese. Una parte rimane sempre come fondo in banca, cioè un piccolo gruzzoletto di emergenza, amiche mie, vi dovete sempre tenere, perché se no, se succede qualcosa, tipo si rompe la lavatrice, si rompe la macchina, eccetera, dovete avere sempre un gruzzoletto. Quindi, tolto
il mutuo, le bollette, le varie spese delle scuole dei bambini, tolto il gruzzoletto da tenere da parte, abbiamo un budget che ogni mese varia, ok? Quindi, che ne so, a dicembre ci sono, lo sapete che ci sono, non posso dire se vede qualche figlio mio, però nei mesi in cui si spendono di più ci sono le feste, c'è un budget un po' più alto. E io ho quel budget da spendere tutto il mese per la spesa, io gestisco tutti i soldi per la spesa, per l'abbigliamento dei bambini, per il materiale scolastico, per le scarpe, per gli ammennicoli pure, mettiamoci pure gli cioè che uno ogni tanto se vuole fare una spesuccia, no? Se vuole comprare una cosa, che ne so, un soprammobile, quindi quelle spesucce extra. E io gestisco quello. E la spesa, noi spendiamo tantissimo, ragazzi, noi spendiamo quasi, voi lo vedete, 200, a volte anche 250 euro di spesa a settimana. Poi dipende, se una settimana spendo 200, la settimana dopo spendo 150. Se una settimana spendo 250, la settimana dopo spendo 120. Insomma, la media è 200 euro a settimana, ma noi siamo in 7. Siamo in 7 e facciamo colazione, merenda, pranzo, merenda, cena. Mangiamo sempre a casa, perché io sto sempre a casa, i bambini fanno tutti i pasti a casa, mio marito lavora un po' da casa, un po' va fuori, quindi alla fine mangiamo sempre a casa. E quindi mi gestisco questi 200 euro e vado al discount, cioè non mi posso permettere di andare a fare la spesa nelle grandi catene, ovviamente, no? Dove ci sono le cose di marca. Ci vado solo per comprare quei piccoli prodotti, quei prodottini che non trovo al discount, una piccola spesa. Però principalmente io me ne vado a discount. E già lì è un gran risparmio. Cerco di prendere offerte, quando ci sono le offerte faccio un bel carico, faccio una scorta, adesso c'ho spazio, la posso fare. E in più mangiamo ad esempio pesce una volta a settimana, compro il pesce fresco e lo mangio. Se lo voglio mangiare un altro giorno c'ho quello surgelato che compro al discount, oppure mangiamo i bastoncini Findus, vedete, venerdì sera i bambini mangiano quello. La carne la mangiamo una barra due volte a settimana, la compro fresca, la compro la mattina, se la devo mangiare la sera, non la compro prima, ok? Infatti non vedete mai carne, è raro che vedete carne nelle mie spese, perché io la compro fresca. Ad esempio giovedì sera c'ho carne, io vado la mattina, passiamo al supermercato e compriamo la carne, ok? E questo è per quanto riguarda la spesa. I detersivi uguale, non è che vado io a comprare detersivi quelli di marca, compro quelli del discount, dell'Eurospin, ok? E invece trovo benissimo, perché l'Eurospin secondo me ha dei prodotti eccezionali. Per quanto riguarda l'abbigliamento, è l'abbigliamento uguale. Ad esempio io e mio marito si comprerà i vestiti una volta l'anno, ma proprio raramente, perché so io che lo obbligo. Le scarpe idem, lui se le compra una volta l'anno, andiamo da Globo per esempio, che è una grande catena di scarpe a low cost, quindi prezzi accessibili, si compra due tre paia di scarpe, che ne so, due paia d'estate, due paia d'inverno, ha fatto. E poi magari per un anno non se ne comprava niente, perché lui, gli uomini sappiamo come sono fatti, lui non è molto vanito, lui non è vanitoso che deve tenere, deve avere tutte le cose di marca, no, non frega niente. Io idem, io le scarpe le compro dai cinesi, massimo che ci spendo sono 30 euro, ma neanche, ma ne comprerò poi due tre paia all'anno. Voi mi seguite già da tempo, quindi vedete che quante scarpe mi sono comprata io, pochissime. Anzi, se state le ho comprate da Shein, pagate veramente due soldi. Quindi per quanto riguarda le scarpe, dai cinesi. Poi invece l'abbigliamento, io pure vado nei negozi low cost, principalmente da Terranova, oppure al mercato. Io per tanti anni ho comprato vestiti usati al mercato e mi sono trovata benissimo, ragazzi, 2,50 euro, certi vestiti fantastici che ancora mi durano, ancora ce l'ho, veramente. Quindi quando c'hai monoreddito devi anche un po' limitare ti devi anche accontentare, non puoi pretendere di avere la borsa firmata o il capo firmato o le scarpe firmate.
Io fortunatamente, insieme a mio marito, non abbiamo mai tenuto a questo, quindi ci piace sì vestirci bene, ma non è che stiamo a guardare che la borsa è di Chanel o di Gucci o le scarpe idem dell'Adidas o delle Nike. No, ci frega niente, io mi compro le scarpe simili a quelle dell'Adidas dai cinesi. Quindi su questo lato siamo fortunato perché non siamo tanto esigenti, ci accontentiamo. Io basta che mi copro, certo mi piace vestirmi bene, mi piace comprare dei vestiti che mi stanno bene, però devono costare poco. Una cosa che vi voglio dire, un segretino, se andate da Terra Nova ragazzi ci sono un sacco di sconti, se fate la tessera avete un sacco di sconti. L'ultima volta io su 100 euro mi hanno fatto 40 euro di sconto, quindi veramente dovete andare a trovarsi i negozietti in cui con la tessera accumulate punti e vi scalano dei soldini, noi ci si troviamo benissimo. Purtroppo però Terra Nova non va bene per i bambini, quindi dove compri i vestiti per i bambini? OVS HM, stop, questi sono i due posti dove io compro i vestiti per i bambini. E le scarpe da Globo, i miei bambini non hanno tanti vestiti, ma proprio per una scelta mia, perché che ne so, ci avranno 5 cambi d'inverno, 5 cambi d'estate, poi varia perché ogni anno comunque qualcosa la mantengono, e che no, c'hanno due completi un po' più eleganti se dobbiamo fare qualcosa di particolare, e c'hanno 2/3 paia di scarpe a testa, né più e né meno, anzi ce n'hanno 2 e più una scarpa da ginnastica che usano a scuola. Quindi tutti quanti i miei figli c'hanno quello, anche perché ogni anno, anzi più di una di 2 volte l'anno tocca comprare scarpe, sono tutti piccoli perché crescono il piedino, quindi io posso comprare 4-5 paia di scarpe e di sicuro non so scarpe di marca. Ad esempio Globo vende scarpe di marca, ma magari sono modelli vecchi che costano poco, ne so 25 euro, 30 euro. E quello è, amiche mie, l'unica che ci ha chiesto delle scarpe un pochino più costose è Viola, perché sta crescendo e giustamente quando crescono le esigenze sono diverse, però pure in quelle ci abbiamo un budget, non gli vado a comprare una scarpa di 100-150 euro, assolutamente no, lei già lo sa benissimo, quindi scegliamo una scarpa che ne so, ha voluto le Nike dei 50 euro, 70 euro massimo, più di quelle no ragazze, e magari lo abbiniamo che ne so, a regalo di compleanno o a regalo della promozione, lo abbiniamo a un regalo. Un'altra cosa che noi risparmiamo sono i giocattoli. I nostri figli non hanno tanti giocattoli, hanno quello che basta. Perché mi sono accorta dopo la prima figlia, che era piena, Viola aveva tanti di quei giochi, che tanti giochi non l'ha mai usati, e fortunatamente li stanno usando le sorelle, che i bambini giocano con tutto tranne che con i giocattoli. Quindi noi abbiamo preso, hanno i giochi di base, tipo libri da leggere interattivi, puzzle, costruzioni di legno, costruzioni quelle classiche, tanti colori, tanti libri da ritagliare, da incollare, ecco quelli sono i giochi principali. Poi per esempio adesso Viola e Vittoria Maria c'ha la casa di Barbie che era di Viola, quindi Vittoria Maria e Quinta giocano con sta casa dei Barbie che era vecchia, c'aveva un sacco di anni, ha le Barbie riciclate dalla sorella, però principalmente, e poi magari aspettate, c'è un paio di bambolotti, c'è un passeggino, cioè cerchiamo di comprare cose principali. I maschietti idem, c'hanno qualche robot, qualche macchina, anzi c'hanno un cesto pieno di macchine perché il cugino gli ha regalato tutte le macchinette che c'aveva lui, ma non è che ci giocano così tanto, loro giocano più che altro con robot, c'hanno delle macchine telecomandate che gli piacevano e basta, cioè non c'ho la cameretta piena di giocattoli assolutamente, quindi è un altro punto dove noi risparmiamo. Poi andiamo avanti, le borse io me le compro da Shein, 8 euro, l'altro anno ho comprato 4 borse a 35 euro, neanche mi ricordo, forse 40 massimo, e vado avanti con quelle, ecco. Poi l'unica cosa che spendicchio un po' di più è per la skincare. Però neanche più di tanto, una maschera può costare 3,50 euro, le creme per esempio per il viso che io adopero non costano mai 10 euro, arriveranno a 7 euro massimo. Insomma,
E quella è la spesuccia che faccio un po' di più, perché tra maschere viso, maschere labbra, scrub e cose varie, però cerco sempre dei prodotti economici. Quindi, qual è il segreto di riuscire a campare con un monoreddito? È accontentarsi, risparmiare sul tutto e non essere esigenti, cioè non pretendere di comprarvi cose costose, no, ragazzi. Poi, ad esempio, noi facciamo una vacanza l'anno, d'estate andiamo al mare, quella è. Quest'anno abbiamo fatto dei lavoretti e lavori fuori, anzi già dall'altro anno. Come fai a fare i lavori? Ragazze, non vai a mangiare fuori, non fai weekend, non fai vacanze extra e stai a stecchetto. Io, per esempio, sto periodo, vedete, non compro più, che ne so, oggettistica per casa, o non ho comprato, non ho comprato niente. Stiamo attenti e cerchiamo come le formicucce di mettere da parte quei soldi per un tot periodo per poter poi fare dei lavori in casa. Noi stiamo in casa tanto tempo, quindi la nostra esigenza primaria è quella di sistemarci casa. Poi c'è sta gente che invece preferisce come esigenza primaria, cioè un viaggio, viaggiare, allora si mettere i soldini da parte per andare a fare il viaggio. Noi no, noi viviamo tanto in casa, fortunatamente stiamo in un posto di villeggiatura, quindi noi siamo sempre in vacanza. Non sentiamo sto bisogno, ci piacerebbe viaggiare, ma siamo pure in sette, viaggiare in sette, capite voi che non è facile. Quindi queste sono le mie tecniche, poi se mi viene in mente qualcos'altro ve lo dico. Andiamo avanti, se no qui famo un video di un'ora. C'è Gabriella Melchiorri che dice: perché abbiamo deciso di trasferirci in un'altra regione e non rimanere nella campagna laziale e non lontana da Roma? Allora, abbiamo deciso di trasferirci in un'altra regione perché, a parte che la campagna laziale, cioè volevamo proprio cambiare regione. Ci volevamo proprio allontanare da Roma e dal Lazio, ma non c'è una motivazione principale. Non ci piaceva la campagna laziale perché era troppo vicina a Roma, alla grande città. Sappiamo benissimo che tanta gente che non si può permettere casa a Roma, ma lavora a Roma, se dove vive? Fuori Roma, ok? Noi cercavamo proprio un posto con pochissime persone, un posto isolato, un posto tranquillo, lontano dalle grandi città e dal caos che portano le grandi città. I miei genitori già vivevano qui perché mio padre è natio di questo posto, quindi io ci venivo tutte le estati perché avevamo la seconda casa, la casa della villeggiatura. Mio padre la costruì quando io avevo 3-4 anni, ecco. Io tutte le estati l'ho passata qua, quindi abbiamo deciso di venire a Marche perché già la conoscevamo. Io già partivo che conoscevo, avevo degli amici, conoscevo il posto, cioè parti già avvantaggiata, no? Conosci le persone, tutte le persone del paese dove viviamo. Ci sono ragazzi che ci sono cresciuti insieme, che ci sono cresciute insieme, cioè parti non da terra, ma da uno scalino più alto. E poi perché ci piaceva proprio, ci piaceva sto posto, stare così sul monte, in mezzo alla natura, in silenzio, in tranquillità. Voi dovete capire che qui d'inverno, ragazze, l'unica cosa che voi sentite sono i versi degli animali, o il rumore del vento, o della pioggia, o la neve che cade. Non passa un'anima, ci siamo solo noi. E noi cercavamo proprio questo, cercavamo la tranquillità che non c'è nel Lazio, cioè almeno i posti che abbiamo visto noi c'è più gente rispetto a qua. Quindi noi volevamo proprio scegliere un posto isolato, dove c'era poca gente, lontanissimo dalle grandi città, perché noi qui la grande città non c'è. Emo? Nelle Marche c'è una grande città, a parte Ancona, ma ancora non è a No, livello poi la parte lì è campagna e poi montagna, di. già sono Sono due cose due diverse, quella è cose la completamente campagna, noi diverse. cercavamo proprio Due, se la montagna. stai nella campagna romana, sei sempre vincolato a Roma. E Devi andare a infatti. Roma a lavorare, quindi c'è tutto il traffico conseguenze di fare, Eh di sì, andare a io ho Roma detto, a lavorare. giustamente diceva, se Ci stai sono nelle le altre cose, campagne. tutte volte sei sempre vincolato a Roma. Bravo, se stai nelle campagne, nella campagna laziale sei sempre vincolata a Roma, giustamente mio marito dice, se devi andare in ospedale, che ne so, agli ospedali a fare delle visite, alla fine ti mandano sempre a Roma, stai sempre lì, cioè sei sempre vincolato con Roma. Noi invece volevamo proprio allontanarci da tutto, non volevamo più il traffico, il caos, cioè.
Ragazzi, noi qua non sappiamo più che vuol dire manco un semaforo, cioè noi abbiamo un semaforo, proprio uno, c'è cioè un semaforo, il traffico non sappiamo manco più che cos'è, quando usciamo da casa l'unica cosa che incontriamo sono i cervi, i cavalli, i liberi, libertà, un lupo, un tasso, una volpe, cioè incontriamo gli animali, quindi noi cercavamo la solitudine. E vi devo dire una cosa, che se tornassi indietro io andrei ancora più in alto a farmi casa, ancora più in alto, perché comunque questo mio paesetto, quando è d'estate, quando è le feste, si riempie di romani che vengono qui a passare magari nella casa dei nonni, no? Le feste. Quindi se fosse per noi, noi ci saremmo trasferiti ancora più isolati, che ne so, su un cuocuzzolo della montagna intorno tutto bosco. Quindi spero che ci ha risposto Gabriella, e la nostra motivazione era la ricerca della solitudine e soprattutto non essere più dipendente dalla città di Roma, quindi proprio lontani da Roma. Io qui per andare alla posta vado, entro, faccio e me ne vado, non faccio file, non ci sono file alla posta, per andare al comune, idem, tu vai al comune, non devi prendere un biglietto, vai lì, bussi, entri, fai e te ne vai. Cioè c'è proprio, ragazze, un'altra vita, ti rigeneri proprio nella salute, perché a Roma non si può vivere, a Roma è bella per i giovani, dà tante opportunità di lavoro, però noi che ci siamo vissuti, nati e vissuti, io fino a 30 anni, mio marito fino a 40 anni, eravamo esausti, non ne potevamo più. Una città invivibile, bella, se c'hai i soldi, vivi al centro di Roma, stai, che ne so, a Piazza Navona, Piazza di Spagna, c'è un bel appartamentino lì, scendi a piedi, sì, quello senza dubbio, ma per noi poracci che vivevamo in periferia, ragazze, è una città invivibile, dove io e mio marito non volevamo proprio assolutamente che i nostri figli crescessero in quel degrado, in quella situazione, perché voi che non siete di Roma, la situazione di Roma non potete conoscerla nei dettagli come la conosciamo noi, e quindi magari viverla da turista è una cosa, viverla che ci vivi proprio dentro, amiche mie, è un'altra. Comunque lasciamo perdere, rimane sempre una delle città più belle del mondo, senza dubbio. Io la amo, la mia città, l'ho amata tantissimo, ma purtroppo è diventata invivibile e pericolosa. Invivibile e pericolosa. Ok, spero di aver risposto. Andiamo avanti. Manu, la mia prof del cuore, mi dice: se a Roma ho lasciato un'amicizia più intima, un legame ogni tanto mi manca, e dove mi capita di pensare, e con cui ho condiviso una parte di vita. Sì, allora io a Roma ho lasciato due amici importanti, una proprio è la mia amica del cuore, è una sorella. E ci conosciamo da quando abbiamo 20 anni, adesso io ce n'ho 41, lei qualcuno in più di me. Ci siamo conosciute perché facevamo tutte e due le babysitter, e lei di un bambino piccolo, io di un altro bambino, e ci siamo incontrate perché portavamo i bambini nello stesso parco. Da là è stato amore eterno, siamo diventati no amiche di più, ho detto, delle sorelle. E vi dico, lei non è italiana, è peruviana, è la mia amica, è la mia migliore amica peruviana, bellissima, mi ha portato nel suo mondo, nella sua famiglia, frequentavo lei, la sua famiglia, partecipavo alle feste, insomma è stata sempre vicina a me, è venuta al mio matrimonio, è la madrina della mia prima figlia di Viola, e siamo sempre state vicine. Purtroppo poi io mi sono spostata, e su questo spostamento ci abbiamo sofferto tanto tutte e due. Lei poi lavora tantissimo, pure lei ha un bambino che sta crescendo tutta da sola, quindi è una mamma eccezionale. Lei lavora tanto, io di qua c'ho tanto da fare, però mi viene a trovare, e ha conosciuto tutti i miei bambini, la chiamano zia, e è una di quelle amicizie che non ti chiami tutti i giorni, ma è l'unica che chiami quando hai un problema,
E lei è uguale, quando sta giù di morale, quando si sente triste mi chiama, io quando c'ho un problema che voglio sfogarmi con qualcuno chiamo lei. E quindi, sì, ho lasciato un'amica del cuore, un'amica del cuore. Però se c'è sentimento, se c'è amore, la lontananza non fa, non la scalfisce. E infatti noi siamo legati da un filo invisibile che non penso non si spezzerà mai, mai. E poi ho lasciato un altro mio amico dove ci ho vissuto un po' meno insieme, una parte di vita dove lavoravamo insieme e l'ho visto crescere perché è più giovane di me, l'ho visto diventare padre, e anche lui è uno dei miei migliori amici e quindi anche lui ci sentiamo, è venuto qui a trovarmi, a vedere dove vivo, e c'ha due figli fantastici. E quindi pure lui mi è dispiaciuto tanto, però anche lui quando siamo in un momento così ci sentiamo e basta soltanto una chiacchierata e ci tiriamo su di morale. Quindi queste sono le uniche persone che mi sono mancate quando sono venuta qua. Per il resto non mi è mancato nessuno, cioè è stato proprio un taglionetto alla vita precedente e un nuovo inizio. Grazie Manu per questa domanda. Poi arriviamo all'ultima, che è Roberta Meda. Ciao Roberta. Lei mi fa sempre una domanda simile a quella di Gabriella, perché mi dice come ho fatto, lei in questo caso, forse già ho risposto in parte, mi dice come ho fatto a capire che era giusto trasferirmi in un paesello da una grande città. Cioè, come ho fatto a prendere questa decisione, a capire sì, è la cosa giusta da fare trasferirmi? Ma io penso che non è che lo capisci, lo senti proprio dentro. Quando tu sei stanca di vivere in una grande città dove ogni giorno vai alla ricerca di un posto tranquillo, del verde, sei stufa del traffico, dello smog, dell'aria pesante, di tanta gente. Cioè, tu a Roma non c'hai un angolo di Roma dove dici ah, voglio starmene da sola oggi qui, non so, a sto parco. No, non c'è. Oppure noi avevamo proprio voglia di cambiare vita, cioè con la nascita della nostra prima figlia Roma non andava più bene per noi, avevamo voglia di farla crescere in un ambiente più sano, in un ambiente più pulito, in mezzo al verde, dove la bambina era libera di giocare in giardino tranquillamente, non avere vicini, non avere gente sopra, non avere gente sotto, quindi non stare chiusi in un appartamento. E ovviamente comprare una villa a Roma costa tanto, ragazze, cioè non è facile. E quindi anche questo un po' ci ha convinto, cioè vendere il nostro appartamento per poi comprare una casa indipendente, non volevamo una soluzione tipo una villetta a schiera, non ci sono mai piaciute le villette a schiera, perché a Roma quello che te offre più accessibile sulla villetta a schiera, a noi non ci sono mai piaciute, ci piaceva proprio una casa sola, senza vicini, da poter far casino, avere la libertà alle 6 di mattina di passare l'aspirapolvere. Quindi Roberta, le nostre motivazioni erano infinite e come l'abbiamo capito? L'abbiamo capito quando senti il bisogno di altro, cioè dove stai ti senti stretta, ti senti soffocare, non sei più felice del posto dove vivi, ecco, hai bisogno di fare un cambiamento drastico, ecco, allontanarti da persone, da cose, lo senti dentro, non so come spiegartelo, è difficile, lo senti quando dentro di te maturare piano piano, arrivare fino a un punto che dici basta, adesso lo faccio. Quindi se anche tu senti questa esigenza di cambiare, vuol dire che sei pronta. Certo fa paura, non ti pensare, vendere una casa, comprarne un'altra, cambia proprio regione, ragazze, fa paura a tutti il nuovo, no? Tu lasci il vecchio e dici io so quello che sto lasciando, a che cosa vado incontro, che cosa mi capita, mi ci troverò bene, mi ci troverò male. Bisogna essere un po' temerari nella vita per ottenere quello, per realizzare i propri sogni bisogna osare, a volte va bene, a volte va male. Io ho usato altre volte, mi è andata male, stavolta ringraziando a Dio mi è andata bene. Quindi ragazze, dovete un attimo valutare anche i pro e i contro, cioè fatti una lista, i pro, i contro, quello che ci guadagni e quello che ci perdi. Secondo me l'unica soluzione è quella. Però se per ottenere
Per avere quello che vuoi bisogna usare, amiche mie. Poi se c'hai un compagno, marito, un fidanzato che ti appoggia, che ha la tua stessa idea, è ancora più facile, perché io ho avuto Andrea, che noi l'abbiamo sempre pensata alla stessa maniera, quindi è stato ancora più semplice. Il problema sussiste quando tu vuoi una cosa e tuo marito, tuo compagno, tuo fidanzato ne vuole un'altra, e allora lì cominciano i problemi. Noi invece stavamo sulla stessa onda e quindi è andata bene. Siamo stati mesi senza casa perché abbiamo preso questa casa che era vecchia degli anni 50, l'abbiamo dovuta ristrutturare, quindi ho passato 6 mesi a casa di mamma e ho partorito il secondo figlio mentre stavo ancora a casa di mamma, mentre stavo facendo i lavori in questa casa. Quindi un po' di difficoltà le incontrerai, perché quando cambi non è facile, però poi ti rendi conto che ne valsa la pena. Ragazzi, c'ho la gola secca, sono passati 32 minuti, io comunque ho parlato e ho risposto a tutte le vostre domande. Se avete altre domande, io adesso le cancello, le depenno. Se avete altre domande, scrivetemene sotto questo video, così io poi mercoledì prossimo, amiche mie, vi rispondo. E grazie a tutte voi che mi avete posto domande e mi avete dato uno spunto per poter creare questo video. Bellissimo, mi piace raccontarmi, mi piace parlare con voi. E scrivetemi sotto quello che pensate voi, cosa ne pensate di quello che ho detto, se avete consigli in più da darci, la vostra esperienza, se pure voi avete cambiato regione, città, paese. Io, ragazze, se vi devo dire la verità, ogni tanto a mio marito dico: mo, vendiamo tutto e andiamo in Norvegia, in Finlandia, da quelle parti là. Io adoro quei posti, sono fantastici, mi piace il freddo, mi piacciono, sono dei posti veramente che sembrano usciti da un racconto di favole, bellissimi. Oppure in Olanda, l'Olanda pure è molto bella. Il mio marito dice: mo, no, lascia perdere, ancora stiamo a finire fa sta casa, tu già vuoi vendere, vuoi andare. Perché poi i bambini crescono e fin quando sono piccoli va bene trasferirsi, quando cominciano a diventare grandi, hanno i loro amici, comincia a diventare tutto più complicato. Non è detto che in vecchiaia non lo faremo. Amiche mie, vediamo un po' sto cake. Mancano 8 minuti, sento un profumo. Appena lo sforno ve lo faccio vedere. Amici miei, guardate che cosa è uscito fuori. È bellissimo, guardate quanto è alto, poi è veramente alto. Io non lo so, me lo mangerei tutto, che buono, raga. Adesso è bollente, perché l'ho appena sfornato. Alla fine l'ho tenuto 50 minuti e non 45, facendo la prova dello stecchino, mamma mia, guardate qui che tutta la cioccolata si è sciolta. No vabbè. Comunque, a merenda lo proveremo insieme, taglierò il pezzettino e ci farò merenda e lo assaggeremo e vi dirò se è buono o no. Quindi ci rivediamo per voi fra un secondo, per me a merenda. È arrivato il momento più dolce della giornata. Mamma mia, non vedevo l'ora, ragazze! Il momento di assaggiare sta prelipatezza, speriamo almeno, Io adesso vado a tagliare una fettinella piccola, perché qua devono venire 12 porzioni. Eccola, certo, mamma mia, che tristezza. Questa è proprio piccola, raga. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ah, beh, un altro pezzetto posso tagliare. Ma che è? Vabbè, mi è venuta una fettina strana. L'ho martoriato sto coso. Prendiamo un tovagliolino. E adesso, ragazze, lo assaggiamo. Siete pronte? Allora, si sente appena lo mettete in bocca il burro d'arachidi, buono. Poi viene il sapore della banana e poi del cacao. Io l'ho fatto solo con 100 grammi di zucchero, però a me piace così, che è leggermente amarognolo. Però se a voi vi piace più dolce, ragazzi, metteteci tutti i 150 grammi. Comunque è buonissimo.
No, vabbè. Ragazzi, è buonissimo, provatelo. Poi veramente, una fettina 150 calorie. Perfetto. Io direi che con questa dolcezza in bocca la rilascio facendo anche i vostri saluti, i miei saluti verso di voi. Ma che so di... In questo momento dolce, concludiamo questo video dove vi ho fatto una ricettina dove ho risposto alle vostre domande. Quindi, ragazze mie, ragazzi miei, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo venerdì col video spesa. Ciao!